Fred Film Radio, Niccolò Comotti qui a Venezia 78 e ho un viso piuttosto conosciuto, anzi due visi piuttosto conosciuti, anche perché adesso siamo tutti impazziti per te, per la tua incredibile Grazie. Performance. Sono qui con Paolo Sorrentino e Filippo Scotti. Benvenuti. Salve. Ragazzi. Grazie mille. Come state? Stanchi? No, stanchi sono quelli che lavorano, tipo voi che state sepolti in questo cubo. Esatto, noi andiamo in giro e sfumacchiamo per strada, sulla spiaggia. Noi non siamo stanchi, siamo felici. Bene, sono contento, sono felice per voi. Sono anch'io felice, dai, non partiamo con le polemiche. Allora, siamo qui per un bellissimo film. Sono entrato la mattina, ho pianto due o tre volte, poi avevo questo momento mio di pausa e ho detto... Sono andato sulla spiaggia a pensare alla domandona della vita, perché il momento è questo. Non è venuto, ovviamente, perché il film mi è piaciuto troppo, non riesci mai a fare le critiche buone a mente calda. E allora ho pensato, tu sei bravissimo, sei regista e scrittore, sei proprio bravo con la penna, qualsiasi cosa che premi, pigi, sei bravissimo. E c'è questo momento che poi mi è rimasto proprio in testa, ovviamente parafraso perché mi rimane in testa ma la memoria fa schifo, quando dici non si sa mai bene cosa succede nelle case altrui. E un po' questo mi ha ricordato un po' il tuo cinema, che in tanti film hai fatto questo, però adesso partiamo col trivia, diciamo, se tu potessi scegliere una casa altrui da visitare, capire veramente i segreti che ci sono, personaggi storici o non, cosa sarebbe per te? Quale sarebbe? E anche per te, Filippo, pensaci che siamo qua con lo col timer. Ti do una risposta intelligente qua. Allora tu prendi la casa sedia. Mia, vorrei vedere la casa mia quando io non ci sto. Quella è la curiosità massima. Quindi questo... Però hai centrato un punto giù, quella frase in realtà è il motore di tutto il mio lavoro. Il sogno di chi fa il mio lavoro è poter origliare davvero nelle case degli altri, 24 ore su 24. E invece non si può. E quindi ce le immaginiamo, e quindi i film, i libri sono prodotti dell'immaginazione. Quindi questo desiderio un po' del... creare cinema come realtà tua in cui hai il controllo. Quindi cos'è? Aspetta, questa la partiamo. Prima dovevo sentire la tua di casa, non c'è. Ma in realtà non ho una. No, in realtà mi piacerebbe entrare, essendomi trasferito qualche anno fa, nella mia vecchia casa arredata in maniera diversa, e quindi che ha sicuramente un'area diversa. Sono belle risposte, bravi ragazzi. Malinconico. No, però mi ricollego a quello che hai detto tu. Qual è il tuo rapporto? Proprio come dal punto di vista artistico e creativo con il controllo. Cioè, ad esempio, mi hai detto adesso che vorresti, questo è il non plus ultra del tuo desiderio, entrare, no? Avere appunto la possibilità di fare quello che non è possibile. Ma quindi quest'idea di controllo è stata anche magari un limite, perché questo film, ad esempio, invece è autobiografico e quindi hai un controllo, ma è anche qualcosa che deve rispettare qualcosa del passato. Hai trovato dei limiti che magari non c'erano prima in altri film? Questo film era più difficilmente controllabile perché le emozioni sfuggivano da tutte le parti, però alla base tu cogli delle cose giuste, alla base c'è la volontà di controllare. In questo film c'era la volontà di controllare fittiziamente la propria vita, che quando è accaduta veramente era incontrollabile. Però tutto il lavoro dei registi è quello di voler controllare a tutto tondo un racconto. Per questo è un lavoro totalmente finto. E quando uno sente parlare, almeno quando io sento parlare di verità, 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 comincio ad essere diffidente, perché controllare una vita è una finzione, non è una cosa possibile. E Filippo, ti sei sentito controllato oppure invece come era carta bianca? Come è successo, ad esempio, cioè tu sei un po' questo alter ego adolescenziale, magari in senso lato, magari no, mettiamo un bel punto di domanda e diciamo a tutti di andare a vedere il film, che è bellissimo, però sono curioso proprio di vedere come hai sviluppato. Prima in conferenza stampa hai detto che hai cercato di leggere, stare a Napoli, cercare di diventare, sì, Fabietto. Come è stato questo processo? Ma in realtà non... io lo ricordo, ma non così, cioè lo ricordo, diciamo, ricordi in modo nitido quando disse a mio padre: guarda, non parto per le vacanze con voi, resto a casa da solo, a proposito delle case. E niente, ho passato insomma quest'estate da solo a Napoli, e insomma di tanto, forse una volta, due volte scrissi a Paolo chiedendogli appunto un po' di consigli musicali.
e di altro tipo, e quindi un po' è stato questo appunto il prima, insomma questa è stata un po' la mia, cioè poi dalla sceneggiatura in realtà, come tu hai detto, qualsiasi tasto lui figgi comunque esce fuori qualcosa di incredibile. Ecco, la sceneggiatura è stata una delle chiavi, ecco, perché era insomma descritta in ogni nel senso c'erano descrizioni molto lunghe, io avevo diciamo già immaginato insomma un po' tutti i personaggi, e poi vabbè, quello più difficile ovviamente era il mio, perché poi dopo l'entusiasmo della lettura della sceneggiatura c'era il punto di domanda, quindi come farò, che cosa accadrà, però in realtà poi sul set insomma siamo stati tutti molto coesi, ecco, anzi mi ha fatto molto piacere, avevo paura un po' di una distanza da parte insomma di Paolo, in realtà no, diciamo questa paura è rimasta insomma nel dimenticatoio, ecco, non c'è più, fortunatamente è sparita, ecco. Sì, questa coesione veramente traspare dal film, avete fatto un grandissimo lavoro, vi ringrazio grazie tanto. In bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo. Grazie. Grazie ancora. Grazie Paolo e Filippo qui a Fred Film Radio, The Festival Insider. Grazie.